Ciao a tutti, sono Mirko Cannella. Per chi non mi conoscesse, sono un attore doppiatore e sono molto contento di essere oggi qui insieme a voi. Ringrazio Vincenzo per l'invito. E quindi, visto che sono un doppiatore, volevo portarvi un po' in questo fantastico mondo, questo misterioso mondo del doppiaggio. E come possiamo fare? Vi farò vedere alcune scene che doppierò qui. A casa, perché ovviamente nelle sale non posso far uscire nessun materiale, però qui a casa posso divertirmi e simulare il doppiaggio di alcuni personaggi che ho doppiato. Ne ho doppiati diversi in questi anni, ormai sono 18 anni che faccio doppiaggio, per esempio Rio della Casa di Carta, o anche la maglietta, Jughead di Riverdale, Billy di Stranger Things e tanti tanti altri. E oggi vi farò vedere una piccola clip di questi tre personaggi. Cominciamo proprio da Rio della Casa di Carta. Hai bisogno di cambiare aria, giusto? E questo non include me. A quanto pare. È durato abbastanza. Ti capisco. Anch'io me ne andrei in giro. Un'avventura farà bene a tutti e due. Proseguiamo con Jughead di Riverdale, serie amatissima dai giovani. Mi sono fissata che forse sono pazza come loro. Ehi, siamo tutti fuori di testa. Noi non siamo i nostri genitori, Betty. Non siamo le nostre famiglie. E poi... Cosa? E concludiamo con Billy di Stranger Things, serie che tornerà tra pochissimi giorni su Netflix. Potrei darle anche a lei se vuole. Lezioni di rana, di stile libero, farfalla. Tutte le posizioni. Ed eccomi di nuovo qui, spero che le clip vi siano piaciute, che vi abbiano fatto appassionare un po' a questo mondo del doppiaggio e non mi resta che salutarvi ragazzi. Volevo ringraziare tutta l'organizzazione di questo concerto del 1º maggio a cura di Guitti senza carrozzone. Grazie, grazie, grazie e a presto. Sì, Ciao a tutti. Ho un bel regalo per loro. Prima li faccio saltare in aria e dopo negoziate quello che volete. Abbassa quell'arma. No. Che cosa mi vuoi dire? Che sei qui per me? Beh, non vi ho chiesto io di salvarmi. Dammela, Rio. Dammi quell'arma. Dammi quella maledetta arma! Oggi qui non morirà nessun altro! Questo è il nostro problema. Che vogliamo essere i buoni. In guerra, però, i buoni non esistono. Gandhi ha ucciso Nairobi. E che cosa abbiamo fatto noi? L'abbiamo curato e fatto uscire. E lui che ha fatto? È tornato e ha ucciso Tokyo. Ora vogliamo curare questi figli di puttana. Per cosa? Perché vengano a distruggerci domani. E sapete perché? Perché non abbiamo avuto abbastanza palle per ucciderli a sangue freddo come avremmo dovuto fare. Prima c'era Berlino. Lui sì che gestiva bene queste cose, lo conoscevi. Che cosa avrebbe fatto lui con Gandia? Ve lo dico io. L'avrebbe giustiziato. Per aver ucciso Nairobi. E Tokyo sarebbe ancora viva.